Recentemente a Roma si è tenuto un incontro Franci e Poste per discutere il piano di chiusura degli uffici postali. A parlarci di questo è con noi il presidente di ANCI, Andrea Ballarè, che da tempo si occupa delle trattative che ANCI sta conducendo a livello nazionale e regionale per evitare la chiusura degli uffici postali, soprattutto per quanto riguarda i centri più piccoli e nelle località montane. Ben trovato, presidente. Buongiorno a voi. Dunque, cosa è emerso dall'incontro con Poste? Ma dunque, dall'incontro con Poste è emerso la volontà da parte di Poste di rivedere questo loro progetto, che loro definiscono di riorganizzazione, di efficientizzazione della loro struttura finalizzata alla borsa, finalizzata alla privatizzazione. Però abbiamo spiegato a Poste che non necessariamente occorre passare da questa strada e che comunque hanno un ruolo che è un ruolo di tipo sociale, un presidio in molti paesi, in molti comuni che altrimenti si troverebbero isolati. Allora abbiamo fatto il tema in modo molto aperto e anche in modo concreto. Loro si sono detti disponibili a rivederla, da parte nostra c'è un'assoluta volontà di non mollare la presa perché ci rendiamo conto che metteremmo i comuni, in una situazione di difficoltà. Quindi ci siamo lasciati con la promessa da parte di Poste di ripresentarsi con un piano che riduca drasticamente il numero di comuni interessati da questo piano e provveda anche a fornire dei servizi che in ogni caso siano in grado di garantire tutto quanto fanno gli uffici postali. E noi ci siamo ripromessi di valutare, qualora la proposta delle Poste dovesse essere adeguata, di ritirare il nostro ricorso al TAR che sembrerebbe avere anche buone chance di vittoria. Però la vittoria sul nostro ricorso non è che poi bloccherebbe qualsiasi attività da parte di Poste. Quindi qui la cosa migliore è chiaramente quella di discutere nel merito dei temi e provare a trovare una soluzione che vada bene per tutti. Quindi comunque un passo in avanti è stato fatto. Ma sicuramente il ricorso è stato molto utile, però è chiaramente valso come ricorso pilota per tutta Italia. Poi naturalmente Piemonte e Lombardia sono le due regioni che hanno il maggior numero di comuni, tra l'altro anche quelli più piccoli, quindi quelli più soggetti a possibili chiusure. Quindi dal Piemonte poi questa partita è diventata una partita nazionale, Poste lo sa molto bene, credo che sia per questo, oltre che anche per una rivisitazione delle loro strategie, stanno valutando seriamente di ritornare un po' sui propri passi e di provare anche a indagare soluzioni diverse. Chiaramente però tutte queste volontà sono state espresse verbalmente e quindi, come si dice, verba volant, scripta manent, e quindi noi aspettiamo di avere qualche cosa che confermi questa loro volontà. Grazie Presidente. Noi salutiamo il Presidente di ANCI Piemonte, Andrea Ballarè. A risentirci presto con eventuali altre Grazie. novità sull'argomento, allora. Volentieri, volentieri. Buon lavoro a voi.